Questo video è in collaborazione con Keyforge Italia e con fantasiastore.it, dove se inserirete il codice Arconte del Crogiolo 19 riceverete il 5% di sconto. Signori, ben ritrovati sul canale. Oggi siamo tornati con un nuovo UAS, quarto episodio della serie, dove non andremo ad unboxare un singolo mazzo, ma bensì il mazzo Deluxe di Keyforge della nuova espansione Mondi in Collisione. Non sarà l'unico unboxing del video, ci sarà anche un altro unboxing di un pacco che mi è arrivato da Fantasia Store, ma non voglio perdermi ulteriormente in chiacchiere, quindi vi lascio all'unboxing. Buona visione! Allora abbiamo, come già preannunciato dall'introduzione a questo video, il mazzo Arconte Deluxe, dove c'è incluso tutto il materiale di gioco per un giocatore. Questo lo aprirò direttamente dopo. Prima volevo dare spazio al pacco che è arrivato da Fantasia Store, che vado ad aprire immediatamente. Dentro il box possiamo trovare delle bustine protettive della Dragon Shield a tema natalizio. Infatti sono della Christmas Dragon e ho voluto abbinare alle bustine protettive anche il playmat, sempre dello stesso tema, sempre della Dragon Shield. Infatti per questo periodo di dicembre andrò a sostituire questo playmat con questo playmat, che fra un po' aprirò, vi farò vedere più nel dettaglio. E in più sono andato ad ordinare, visto che credevo di non trovarle più, e invece poi ho scoperto che su Fantasy Store le vendono a un prezzo di mercato accessibilissimo, le bustine protettive a tema Halloween, con l'Halloween Dragon, che a mio parere sono bellissime, tanto comunque fra un po' le aprirò, proprio per andare a vedere più nel dettaglio come sono fatte. Quindi, signori, direi che possiamo spostare il pacco da una parte, mettere tutto quanto qui a disposizione e iniziare con queste. Ok, allora sono come sempre 100 bustine. Andiamo a prenderne una. Sono matte, quindi hanno proprio quella caratteristica ruvida che caratterizza le matte. Infatti possiamo sentire anche il rumore. Belle, davvero molto belle. Le mettiamo qui, andiamo ad aprire quello di Natale. Dovrebbero essere, a differenza di queste di Halloween, classiche, quindi sul retro dovrebbero essere lisce, come sempre sono 100. E invece no, attenzione, sono satinate. C'è scritto che sono classiche, in realtà sono satinate. Cioè non hanno la caratteristica classica delle classic, di solito sono lisce proprio, cioè non è che fanno tanto grip, ma non è che differenziano più di tanto dalle matte queste qui. Me le aspettavo completamente lisce, invece comunque hanno un rumore molto simile alle matte di Halloween. Ovviamente queste di Halloween sono molto più ruvide, ma anche queste al tatto sono gradevolissime. Adesso vi faccio sentire la differenza di suono, così almeno vi rendete conto. Differenzia veramente pochissimo il suono, quindi le consiglio assolutamente, perché mi aspettavo di trovare proprio una bustina completamente liscia, invece sono rimasto piacevolmente colpito. E adesso andiamo ad aprire il playmat, così almeno lo srotoliamo e lo sostituiamo a questo per fare l'unboxing del mazzo Arconte Deluxe. Come sempre, la Dragon Shield pensa ai giocatori di Magic, infatti qui ci sono tutti quanti i numeri dei punti vita di Magic, e dentro, io adesso sto distruggendo la scatola, ma di solito chi gioca a Magic non dovrebbe farlo. Ecco, abbiamo, vedete questo scudetto qui, che è una monetina. Ho scritto Dragon Shield sul dorso e non so cosa sia, una specie di chocobo, per chi ha giocato a Final Fantasy sa perfettamente di cosa sto parlando, che va messo direttamente al punto vita. Quindi va praticamente, ecco, va praticamente piazzato così, a seconda dei punti vita che si hanno. Di solito a inizio gara, quando si gioca a Magic, se avete 20 monetine si mettono qui sopra al playmat, e a seconda dei punti vita che vi rimangono togliete una monetina. Comodo anche per chi vuole giocare a Magic e non sa come segnare i propri punti vita. Quindi questa la mettiamo qui. Il playmat ovviamente è incluso all'interno di una bustina protettiva. E quando andiamo ad aprirlo, lo srotoliamo, vediamo che è davvero bellissimo.
È un playmat che personalmente adoro, il disegno è fatto davvero molto bene ed è proprio in spirito natalizio, dove ci sono nani, uomini, elfi, stregoni che si scambiano i doni con il gattino che guarda il drago che vorrebbe entrare all'interno della casa per poter gioire dei doni. È veramente un playmat fantastico a tema natalizio, ha i bordi cuciti. Come possiamo vedere ha i bordi cuciti, quindi è un playmat davvero di pregiata fattura, non è uno di quei playmat che ogni tanto si sfilaccia, insomma devo ancora provarlo, ma già da così mi piace tantissimo, è davvero un bellissimo oggetto e consiglio ovviamente l'acquisto perché per i collezionisti come me questo articolo non deve assolutamente mancare. Andiamo a vedere le misure del playmat. Il playmat misura 60, preciso, per 34,5. Possiamo dire 34,5, quindi 60 cm per 34,5. Dopo aver cambiato il playmat ed essere entrati ufficialmente in tema natalizio, arriviamo al momento del video che tutti stavamo aspettando, ovvero l'unboxing del Mazzo Arconte Deluxe. Andiamo subito ad aprirlo per vedere cosa ci attende. Andando ad aprire questo piccolo vaso di Pandora, possiamo trovare una scatola che credo contenga, sì, mazzo e regolamento, lo andiamo a vedere dopo. Troviamo tre cartoncini con tutti quanti i segnalini che ci servono, qui ci sono tutte le ambre, le tre chiavi, qui ci sono tutti i danni. Qui troviamo il solito cartoncino con tutti quanti i danni, il segnavincoli con il cartellino dei vincoli e in quest'altra invece troviamo i segnalini più uno status, segnalini adirato, protezione e questi sono i segnalini stordito. In quest'altro cartoncino invece, andando ad aprire, se non mi sbaglio sì, qui, possiamo trovare il nostro mazzo arconte che fra un po' andremo a scoprire e il regolamento di gioco dove possiamo andare a consultarci se abbiamo dei dubbi. E andiamo finalmente a scoprire cosa ci aspetta in questo mazzo arconte. Andiamo a vedere il nostro arconte che si chiama Penny la Caustica, incantatrice del rubino, con casate Ombre, Sauriani e Logos. Andiamo a prendere subito l'arconte e togliamocelo di mezzo, mettiamo qui in alto. Ovviamente le bustine sono in onore del Natale, quindi stesso playmat, stesse bustine, e iniziamo subito a vedere cosa ci aspetta. Toto Keyforge, vediamo un po', secondo me prima casata Sauriani... Logos con la figlia. Ottima la figlia, ovviamente la figlia della madre. Jade Yade 4x4, carta fastidiosissima. Quasiride, ottima carta situazionale. Apsis, che cosa fa? Dopo che una creatura nemica è stata distrutta combattendo contro Apsis, proteggi Apsis e pesca una carta. Bello. Ologrammofano, con azione proteggi una creatura, buono. Secondo ologrammofano, fino adesso è una sezione Logos che mi piace particolarmente, devo dire la verità. Ingegnere sanitario, con raccolto, scarta una carta dalla tua mano e ha pericolo 1. Va bene, giustamente doveva esserci l'inghippo dopo un po'. Vapori di Tau Tau, gioca due carte e archivia una carta quando giochiamo questa carta. Wormhole Instabile, come può mancare il Wormhole Instabile in una sezione Logos che si rispetti? Non può mai mancare. Secondo Wormhole Instabile, ottimo. Veramente ottimo, è la prima volta che in un mazzo di Mondi in Collisione sbusto un doppio Wormhole. Creazione quantica, buono. Scambiamo la posizione di due creature in una linea di battaglia, ottimo. Ultima carta, Portale del Caos. Scegli una casa, rivela una carta dalla cima del tuo mazzo, se hai una carta di quella casa, giocala. Ottimo. È una bella sezione Logos, davvero una bella sezione Logos. Va giocata con criterio, ma è una bella sezione Logos. Andiamo a vedere adesso in Toto Keyforge, secondo me escono i Sauriani. Continuo con i Sauriani, anche se qualcosa mi dice Ombre, ma ho deciso Sauriani. E infatti ho ragione, ausiliario Brutodonte con provocazione pericolo 2, una carta davvero molto fastidiosa. Scutum Imperiale, questa creatura riceve più 2 armatura, ottiene distrutto. Sposta ogni ambra da questa creatura alla riserva comune.
secondo Scutum Imperiale, Imperium, proteggi due creature amiche, buono, ottimo, anche perché quando lo andiamo a giocare non solo proteggiamo ma ci dà anche l'ambra, quindi un'ottima carta. Odoak il Patrizio, con gioco cattura 1, mentre ci sono uno o più ambre su Odoak il Patrizio, le tue ambre non possono essere rubate. Buoni, buoni, buoni. Queste sono carte davvero buone. Secondo Odoak il Patrizio. Questore Giarta. Con elusione raccolto puoi esaltare il questore Giarta. Se lo fai ottieni un'ambra. Giarta o Yarta? Sono a meglio Giarta. Giarta. Retore Gallim. Con gioco le chiavi del tuo avversario costano più 3 ambre durante il suo prossimo turno e quando andiamo a raccogliere possiamo esaltarlo e far costare le chiavi dell'avversario più 3. È una frusta dei sogni infranti con le gambe. Antico potere, gioco, protegge ogni creatura amica con un ambro più su di essa. Bello, molto bello. Philosophaurus, con raccolto possiamo guardare 3 carte dalla cima del nostro mazzo, archiviarne una, aggiungerne una alla nostra mano e scartarne una. Il Terror Dattilo, che entra in gioco stordito, quando combatte fa soltanto 4 danni, ma in precombattimento infligge 4 danni a ogni vicino della creatura contro cui lo Terror Dattilo combatte. Ultima carta di casata Sauriani, Spartacosaurus. Dopo che una creatura amica è stata distrutta, distruggi ogni creatura con non dinosauro. Ah, combattimento ottieni 2 ambre. Beh, buono. Dopo che una creatura amica è stata distrutta, distruggi ogni creatura non dinosauro. Ah, sì, beh, dobbiamo andare a vedere adesso in sezione ombre cosa ci riserva il futuro. Ma è un mazzo interessante, è un mazzo interessante. Vediamo adesso ombre cosa ci riserva. Partiamo subito con una Bad Penny di cattiveria, ottima. Woodini, azione. Ah, ok, ogni vicino di Woodini ottiene azione e ruba un'ambra. Buono, ma praticamente duri pochissimo. Mordi e fuggi, infliggi 2 danni a una creatura, rimetti una creatura amica nella tua mano. Ok, inizia a prendere un po' forma questo mazzo. Nero di china è ottimo. Il tuo avversario non può usare le creature per raccogliere nel suo prossimo turno, quindi gli andiamo a stoppare la raccolta, soprattutto se ha apparecchiato. 2 nero di china. Buoni, ottime. 3 nero di china, il nostro avversario praticamente non raccoglierà né ora né mai. Se esce un quarto, insomma, basta. Ok, Eclissi Kaimor, rimescola ogni creatura su un fianco nel mazzo del suo proprietario. Ottima. Umbra, non ha bisogno di presentazioni, ce la portiamo praticamente avanti da tangentissimo tempo. Yangtze Gang anche, non ha bisogno di presentazioni. Deposito nascosto, ci fa archiviare una carta. Buono per liberarci la mano. Chiave contraffatta. E che fa? Quando il tuo avversario sta per forgiare una chiave, quel giocatore nomina una casa. Rivela una carta casuale dalla tua mano. Se quella carta non appartiene alla casa nominata, distruggi la chiave contraffatta e l'avversario non forgia quella chiave. E ovviamente non spende alcuna ambra. Un secondo, perché non ho capito come funziona. Quando il tuo avversario sta per forgiare una chiave, quel giocatore nomina una casa. Rivela una carta casuale dalla tua mano. Se quella carta non appartiene alla casa nominata, distruggi la chiave contraffatta. E l'avversario... Ah, ok! Carino! Carina! Davvero carina! Per fermare le forgiate delle chiavi non è male. Vediamo l'ultima carta, cosa ci riserva di casata ombre. Distrazione letale, gioco, scegli una creatura per il resto del turno, ogni volta che questa creatura subisce danni 2 danni aggiuntivi. Buono, non male.
È una bella sezione ombre, come è una bella sezione logos ed è una bella sezione sauriani. Sicuramente è un mazzo che va studiato a fondo, va studiato davvero a fondo. È un mazzo che mi piacerebbe giocare, devo un attimo analizzarlo, infatti in sezione analisi lo andremo a visionare sicuramente in maniera molto più approfondita e accurata. Quindi, senza perdermi ulteriormente in chiacchiere, passiamo in sezione analisi. Eccoci qui sul sito keyforgeitalia.it per l'analisi del mazzo Penny la Caustica, incantatrice del rubino, con casate Logos, Sauriani e Ombre, mi va sempre di ripeterlo, giusto per cronaca. Andiamo a vedere subito le statistiche generali. Abbiamo 12 azioni, 5 artefatti, 17 creature e 2 migliorie, quindi ci troviamo al di sotto della media per le azioni, al di sopra della media per gli artefatti, perfettamente nella media con le creature e superiore alla media per le migliorie. Andiamo a vedere la rarità delle carte. Abbiamo 27 carte comuni, 4 carte rare, 5 carte non comuni e 0 speciali. Quindi ci troviamo al di sopra della media per quanto riguarda le carte comuni, al di sopra della media per le rare, al di sotto della media per le non comuni e perfettamente in media, come al solito. È raro che ci si trovi al di sopra della media per le speciali. Andiamo a vedere l'Ember Bonus. Abbiamo 12 ambre stampate, che non è male, infatti ci troviamo al di sopra della media. E in controllo del campo abbiamo una forza pari a 4,06, quindi ci troviamo poco al di sopra della media, come ci troviamo poco al di sopra della media con l'armatura. Ovviamente se andiamo a fare un'analisi molto più accurata con rimozione creatura, rimozione artefatto, non sono stati ancora aggiornati tutti quanti i sistemi, quindi è normale che in un mazzo del genere andiamo a trovarci praticamente delle sezioni completamente desolate, completamente deserte. Infatti non ci sono carte in rimozione creatura, proprio in nessuna sottovoce, come la stessa cosa succede in rimozione artefatto con le sottovoci. Il modificatore ovviamente non sa neanche di che cosa si sta parlando, la cura proprio niente, il controllo Ember per quanto riguarda la generazione zero spaccato, controllo Ember avversaria abbiamo un'ombra e uno Yangtze Gang, cattura e perdi non esiste, quando invece noi abbiamo carte in Sauriani che vanno a catturare, come ad esempio Lodo Archi Patrizio in doppia copia, che vanno a catturare appena le giochiamo, quindi è normale che i sistemi non sono stati ancora aggiornati. Da un primo sguardo posso dirvi senza problemi che si tratta di un lockdown, visto che abbiamo tre nero di china che vanno a controllare il raccolto del nostro avversario, lo Jade Jade 4x4 che va ad aumentare di 1 il costo delle chiavi del nostro avversario. Il controllo del nostro turno viene ovviamente supportato dai due wormhole instabili, dal Quasiride che ci fa pescare tre carte, e potrei anche tranquillamente metterci dove si trova, il Philosophaurus che quando andiamo di raccolto ci fa praticamente pescare tre carte, una la teniamo in mano, una la archiviamo e una la scartiamo, non necessariamente in quest'ordine, potete leggere la carta, quindi sapete che gli ordini di cui sto parlando sono stati praticamente invertiti. Possiamo andare a proteggere tante creature, qui se ci fate caso neanche compare la voce ovviamente, ma posso comunque garantirvi che è un mazzo lockdown che va molto di controllo. Ad esempio possiamo con chiave contraffatta controllare addirittura la forgiata del nostro avversario, e con distrazione letale, mordi e fuggi possiamo andare a rimuovere le creature, quindi nella sezione qua rimozione creatura in singolo dovrebbe almeno esserci il mordi e fuggi, la distrazione letale potrebbe essere presa come un modificatore, non so francamente adesso come prenderla in esempio. Per quanto riguarda invece archiviare le carte, qui mi sembra che ci sia, esatto, deposito nascosto, quando invece potrebbe esserci tranquillamente anche uno Yale Jade 4x4. Quindi signori, questa è la lista completa, l'elenco delle carte del mazzo. Possiamo notare da noi che è un mazzo controllo a quasi tutti gli effetti. Non dico al 100% perché non va proprio di ignoranza a controllare la forgiata o il campo del nostro avversario, ma comunque è un lockdown. Sono sicuro che potrebbe dare delle soddisfazioni, quindi non mi resta nient'altro da fare che provarlo. Ora passiamo in sezione sinergie per vedere come si comportano le varie carte che sono incluse all'interno di questo mazzo. Lo faremo in maniera completamente diversa dal solito, ma non voglio assolutamente anticiparvi nulla. Quindi non mi resta nient'altro da dire che andiamo in sezione sinergie.
Eccoci qua in sezioni sinergie, una sezione sinergie completamente diversa e cambiata. Ho chiesto consiglio all'utenza che segue il canale e effettivamente mi hanno detto che vederlo di persona piuttosto che le solite schermate potrebbe essere molto più utile e quindi ho voluto darvi retta. Andremo a vedere insieme come giocare il nostro mazzo, quindi iniziamo subito. Una delle sinergie che possono essere utilizzate con questo mazzo è sicuramente una sinergia con l'effetto di Spartacosaurus. Quando andiamo a giocare gli Jade 4x4 abbiamo archiviato una carta e quindi le chiavi del nostro avversario costano un'ambra in più. Se abbiamo queste due carte in mano, ovvero Mordi e Fuggi e Bad Penny, possiamo scegliere ombre, giocare una Bad Penny, subito dopo andarci a giocare Mordi e Fuggi sopra, infliggere due danni alla Bad Penny, riprenderci in mano il nostro gli Jade, attivare l'effetto di Spartacosaurus che va a pulire tutta la board del nostro avversario, a meno che non abbia dei dinosauri o delle creature con provocazione, ma comunque l'effetto di Spartacosaurus è davvero devastante se utilizzato come va utilizzato. Il Retore Gallim può essere messo in gioco o no, la cosa ci interessa poco, visto che comunque essendo un dinosauro non viene bersagliato dall'effetto dello Spartacosaurus. Diciamo che la presenza del Retore Gallim è opzionale, io l'ho messa soltanto per fare un po' di board, ma se c'è o no, ripeto, è totalmente indifferente. Nel turno successivo, una volta che abbiamo messo Mordi e Fuggi nella nostra pila degli scarti, possiamo scegliere, adesso io ho soltanto una mano di due carte, quando ne ho sei in mano ovviamente le giocate possono cambiare, ma idealmente questa potrebbe essere una giocata, riscegliere Logos, rimettere sul terreno gli Jade 4x4, archiviare una seconda carta e far costare le chiavi del nostro avversario più due, quindi rallentargli la forgiata. Un'altra sinergia molto interessante è esclusiva di Casata Ombre, andiamo a giocare una distrazione letale, scegliamo una creatura che magari ci sta dando fastidio e che ha forza pari a 4 o inferiore. Per il resto del turno, ogni volta che questa creatura subisce danni, subisce due danni aggiuntivi, andiamo di Mordi e Fuggi. Magari ci riprendiamo in mano una creatura come ad esempio lo Jade 4x4 per archiviare e far costare uno in più le chiavi del nostro avversario e infliggiamo non due ma ben 4 danni alla creatura dell'avversario. Altra sinergia esclusiva di Casata Logos è la combinazione tra ologrammofono e Apsis. Praticamente andiamo ad azionare il nostro ologrammofono, proteggiamo Apsis che andrà a combattere contro una creatura, magari la distruggerà, perderà la sua protezione ma istantaneamente ne guadagnerà una nuova e in più ci permetterà di pescare una carta. Altra sinergia molto interessante, che mi è capitata già di fare almeno un paio di volte, è la combinazione tra Woodini e sempre l'artefatto ologrammofono. Andando ad azionare ologrammofono, quindi scegliendo Casata Logos, andremo a proteggere Woodini che ci darà la possibilità di poter rubare con le due creature vicino. In questo modo la nostra creatura di uno di forza non sarà più così scontata da far fuori e sopravviverà almeno un turno. Stessa cosa si può fare invece che con l'ologrammofono con l'azione Imperium, andando invece a proteggere due creature al posto di una. Andremo a proteggere sicuramente Woodini e una creatura tra Retore Gallim o Philosophaurus, andremo ad azionare per rubare due ambre al nostro avversario. Una delle caratteristiche più grandi dei sauriani è l'esaltazione, infatti ogni volta che noi andremo a mettere una gemmina su queste creature attiveremo i loro effetti, ma cosa succede se ci distruggono la creatura? Ovviamente le ambre sulle creature vanno al nostro avversario. Come risolvere questo problema? Con i due Scutum imperiali equipaggiati sempre ed esclusivamente al Questore Giarta e al Retore Gallim. In questa maniera noi potremo andare a fare raccolto esaltando le nostre creature senza preoccuparci di regalare ambre al nostro avversario, visto che una volta che saranno distrutte le nostre creature, tutte le ambre che sono su di loro andranno nella riserva comune. Un'altra combinazione interessante è l'utilizzo di creazione quantica che ci fa spostare due creature in una linea di battaglia, quindi se ci sono due creature avversarie che ci stanno dando particolarmente fastidio possiamo metterle sui fianchi e nel turno successivo scegliere ombre e giocare Eclissi Kaimor, rimescolando ogni creatura su un fianco nel mazzo dei propri proprietari. In questa maniera andremo a toglierci di mezzo delle seccature che possono rallentarci in qualsiasi modo.
Ma creazione quantica può essere utilizzata anche non solo per mettere sui fianchi creature che ci rompono le scatole attraverso l'utilizzo dei Clissi Kaimor, ma anche attraverso l'utilizzo dell'Opterodattilo. Infatti, utilizzando la creazione quantica possiamo mettere vicino delle creature che ci stanno dando particolarmente fastidio e poi con Pterodattilo andare in combattimento magari alla creatura centrale, vicino alla creatura che abbiamo attaccato. Abbiamo spostato, grazie a creazione quantica, due creature che ci stavano particolarmente seccando il gioco e quindi con Pterodattilo possiamo andare a fare non solo 4 danni alla creatura che stiamo attaccando, ma anche 4 danni alle creature vicino, magari distruggendole, liberandoci un po' la fluidità del gioco. Un'altra sinergia interessante che ho potuto testare è in combinazione tra le casate Ombre e Logos. Avendo già uno Yejed 4x4 sul terreno che ci ha fatto archiviare una carta, possiamo andare a utilizzare il nostro deposito nascosto, prendere un'ambra e archiviare una seconda carta, dopodiché utilizzare Mordi e Fuggi, infliggere 2 danni magari a una creatura avversaria, distruggerla o semplicemente danneggiarla, riprendere in mano il nostro Yejed nel turno successivo, rigiocarlo e andare ad archiviare una terza carta, facendo così che le chiavi del nostro avversario costino più 3. Grazie per essere stati con me, mi auguro che il video sia stato di vostro piacimento, noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!